secondo me Raimondo è contento. Anche secondo me piace andare forte. Sto aspettando che arrivi Lorenzo per andare a correre con il suo mitico Raimondo. Con il passeggino proveremo per la prima volta a correre 10 km in 40 minuti, se avete capito bene, 4 al chilometro. Chissà se il suo mitico Raimondo riuscirà a supportarci per questa idea. Poi nei prossimi giorni Lorenzo proverà a fare il record mondiale col passeggino, correndo molto più veloce di 4 al chilometro, ma non lo farà per 10 km, ma bensì per 50 km. Ad ogni modo, oggi è sicuramente un esperimento che vorremmo provare. Vado a incontrarlo, ci vediamo tra poco. Ma poi ti vedremo da Gerry Scotti? Dai, se tutto va bene, simbolicamente il Guinness me lo consegneranno, diciamo, anche lì. Quindi pensi che oggi sotto i 40 minuti riusciremo a farcela? Facciamo un attimo prova percorso, eh? Esatto. Ma ci portiamo anche la Bonnie? Io la porterei, ci può dare una mano. Ma mi sembra che stia bene da sola, eh? Superstar. Guarda com'è in forma, più in forma di noi. Per chi fosse preoccupato per il piccolo Raimondo, sappia che abbiamo adottato tre accortezze. In primo luogo il passeggino, che è davvero eccellente ed è pensato per la sicurezza del bambino. Inoltre il percorso di 2,2 km della Valle Olona sulla pista ciclabile, con degli spazi assolutamente dedicati a chi voglia camminare e andare in bici. E soprattutto ci siamo assicurati che le cinture di sicurezza fossero ben allacciate, e questo ci ha consentito di correre a tutte le velocità. Ma lo sai usare sto Polar? Beh, dai, un po' che lo uso. La domanda però sorge spontanea: ma da dove è nato tutto? Ma diciamo che io ho sempre cercato delle cose innovative, anche diciamo in questo ambito. Appena abbiamo saputo che Raimondo sarebbe arrivato, subito ho avuto l'idea di correre con lui. Pian piano mi sono informato e ho partorito, diciamo, questa idea: prima correre e poi provare a battere il Guinness dei primati. E ho optato per Run Wiscotten, questa gara di Wiscotten che fa le distanze di 50 e 100 km, è una gara piatta, e quindi correrò la gara il 10 settembre a Wiscotten in Olanda. E dopo pochi minuti mi sono accorto che correre con il passeggino non è davvero un'esperienza banale. Pensavo fosse più semplice. Prima cosa, spingendo il passeggino, ovviamente una mano bisogna sempre utilizzarla appunto per spingere il passeggino, quindi anche il movimento della corsa non è più quello abitudinario del mio fisico, ma un movimento diverso che sicuramente va anche a usare muscoli diversi, quindi è stato proprio più difficile del previsto l'adattamento a questo movimento. Appena sceso in valle mi sono accorto nel riscaldamento che non avremmo sicuramente corso davvero lentamente. Stiamo già correndo a 4 senza passeggino. Sì. Ma quanto perdi correndo con il passeggino? Secondo me va fatta una distinzione sul tipo di terreno e sulla pendenza. Considerando, diciamo, una piatta, secondo me 15 secondi al chilometro. Proprio per questo ho scelto una scarpa non così estrema, ma con piastra in fibra di carbonio, almeno sull'avampiede, che mi permettesse di correre ai ritmi suggeriti da Lorenzo. Dai, per la corsa dovremmo, secondo me, farcela correre a 4 km, un bel percorso. Sì, sì, dai, ce la dobbiamo fare. Ma tu stai correndo il riscaldamento a 3,50, va bene? Ti devi abituare a avere il passeggino. Sì, ultimamente un po' i ritmi sfasati, diciamo così, dai, il fuso del Messico. Poco prima di partire eravamo entrambi focalizzati su Raimondo e su come gestire il suo tempo durante la corsa. Raimondo in 3 ore poco più, tendenzialmente un'oretta la dorme, le altre 2 ore diciamo che cercheremo di dargli qualche gioco, un po' di musica e magari che si guardi anche un po' il paesaggio e il tifo. Siamo pronti, Raimondo? Papi, sei pronto? Prontissimi. Oh, ma dobbiamo fare
10 km a 4 al chilometro, è un casino qua, fa troppo caldo. Eh sì. Cosa diamo a Raimondo da mangiare? Ma gli diamo questo qui da mangiare. Poi è stato pronti via, io ero focalizzato sul filmare, Lorenzo sul correre e ovviamente Raimondo sul suo giochino. Non serviva nemmeno un guru della corsa per capire che dopo pochi minuti stavamo correndo davvero più forte del ritmo che ci eravamo imposti e proprio per quello ho chiesto a Lorenzo come aveva impostato la sua preparazione. Io ho iniziato prestissimo, dopo 3 mesi ho iniziato a correre e subito ho avuto la fretta di provare a fare questo Guinness. In questi mesi ho fatto una preparazione diciamo da 50 km, quindi una preparazione da maratona allungando un po' il lungo domenicale. Il lungo domenicale l'ho sempre fatto col passeggino e anche gli allenamenti quotidiani a parte quelli delle ripetute diciamo. Sui cambi di direzione abbiamo qualche piccolo problema, ma stiamo andando a 3.40. Sì, infatti siamo partiti forte. Guardando e filmando da dietro ho capito che davvero il passeggino era incredibile. Sono andato verso la Thule. La Thule è quella che la maggior parte dei corridori usa. Nella Thule ho scelto due tipi di passeggino, uno per l'allenamento che è l'Urban Glide 2 e uno, quello che userò per la gara, che invece è il Glide 2. Bisogna letteralmente spingere in tutti i sensi, perché spingendo si piega l'ammortizzatore interno e la curva si va. Giunti a metà gara, al 5° chilometro, mi sono accorto che avevamo un vantaggio competitivo rispetto al tempo che ci eravamo prefissati, ma questo ovviamente è il bello della diretta. Lorenzo il quinto a 3.43, come mai? Stiamo andando troppo forte. Sì, stiamo troppo forte. Vabbè dai, faremo un minuto in meno. Sì, dai. La cosa comunque che ci ha frenato in generale sono stati i cambi di direzione. Ma questi pezzi con la ghiaia non sono un pochino troppo duri? In realtà sì, c'è da spingere, però dai, essendo stato anche in pista a correre col motore, mi piace la derapata. Poi al 7° chilometro è arrivato un evento imprevisto che speriamo non succeda a Viscoten, ma Lorenzo sicuramente l'ha gestito molto bene. Ovviamente io devo cercare di far sì che Raimondo sia nella sua condizione migliore. Diciamo per ora si è comportato sempre bene, ma deve essere pronto a qualsiasi eventualità. È caduto il giochino di Raimondo, ma noi andiamo avanti. Così proviamo anche questa eventualità. Se per caso cade il giochino il 10 settembre, come si comporta il nostro eroe? La mamma è preoccupata, comunque. No, non ho mai visto così tranquilla. Ovviamente al giro successivo il giochino è tornato al nostro piccolo. Lo proviamo a prendere adesso. Grazie. Abbiamo ripreso il giochino, ma Raimondo non era preoccupato. Assolutamente. Come niente, non ci gioca. Mancano soltanto 800 metri comunque. Esatto. Poi è chiaro che da esperti statistici i calcoli li abbiamo fatti davvero bene, siamo giunti al traguardo davvero molto felici. Siamo arrivati a 100 metri. Che dici Massi? Ce l'abbiamo fatta secondo me. Beh, dai. Direi che ci sei per Viscoten. Sì dai, tutto procede bene. Cresciamo le dita ma ci siamo. Allora, problematiche che hai incontrato oggi? No, anzi, ho provato anche dei terreni un po' più sconnessi del solito, queste velocità, che possono sempre essere utili, queste dinamiche. Tutto bene, dai, io sto bene. Raimondo, esemplare. Dichiarazione caldo. Dai, ci siamo divertiti. Voi ragazzi, stay strong, keep running. Se potete iscrivervi al canale, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni di corsa. Non ho tanta fortuna di poter correre con tutti questi podisti amatori evoluti, ma quando succede è proprio bello. Grazie ancora, ciao, alla prossima.